invece una fiction nuovissima che vedrete domani sera su Rai 1 in prima serata alle 21.30 dopo I Soliti Ignoti, con tre artisti affermati, giovani, famosi, belli. Scopriremo qualcosa di più della loro vita. Sono qui a ruota libera oggi Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. Benvenuti ragazzi, accomodati Greta, piacere di conoscerti. Grazie Simone, accomodati. Claudia, che bello rivederti. Grazie, bellissimo. Grazie, grazie. Allora, un piacere ragazzi, un piacere conoscervi di persona, per chi ancora non avevo intercettato prima. Complimentissimi per il successo che stai ottenendo in questo momento della tua carriera. Greta, ti abbiamo vista nei panni di Hillary. Domani sera ti conosceremo nei panni di una donna che lotta. Ti abbiamo vista in Montalbano, complimenti. Però, prima di parlare di questa fiction, qui si raccontano le storie di vita di persone, no? Che a un certo punto della loro carriera, della loro vita, non t'agitare, non ti faccio niente, ti giuro, tranquillo, è solo televisione. Ah, ecco. Io non riesco a trovare una posizione. Devi buttare il piede come fa lei, ma lei ne sa. Comode. Noi qui raccontiamo le storie che diventano straordinarie quando la nostra vita individuale, le nostre scelte, alle volte coraggiose, che vanno anche controcorrente, diventano poi storie collettive, diventano storie di tutti. Quindi lanciare un segnale con la propria vita, dice ma io l'ho fatto per me, no, non si fa mai qualcosa soltanto per noi stessi, no? Quando si fanno delle scelte alle volte si ha un effetto domino che riguarda gli altri ed è il bello di chi ci mette la faccia ed è un personaggio pubblico. E allora proviamo a farlo anche con voi, soprattutto per Simone, che è quello che conosciamo meno ma che ha già della strada alle spalle e ve lo dimostreremo. Claudia la conosciamo tutti e ho trovato una chicca per te, tra poco te la mostro, e poi Greta. Cominciamo da Claudia Pandolfi. Sei sicura? Tu sicura? Ti piace guardare nello specchietto retrovisore? Quando guido? Sì. Certo, è fondamentale. E nella vita lo guardi spesso? Assolutamente. E che rapporto hai con quello che è rimasto indietro? Guarda, spesso all'angolo dello specchietto c'è scritta una frase, cioè che gli oggetti sono molto più vicini di quanto appaiano. E io penso che sia così, perché se c'è qualcosa che ancora percepisci dietro vuol dire che non è così lontano. E ho sempre voluto imparare tantissimo dai miei errori, ne ho fatti a ceste. Ah sì? Sì, portate un po' di ceste. Vuoi? Vuoi prendere? E magari abbiamo delle stesse cose nella cesta, però io non so se ti ricordi cosa succedeva nel 93. Ah, 74, non avevo 21 anni, cosa succedeva? Già facevo l'attrice. E infatti ti rivediamo nei panni, amico mio, te la ricordi amico mio? È stata una fiction di grande successo, avevi il camice. Cose forti. Pronta? Attenzione, cose Via. Forti. Misura di nuovo la pressione. Sì. L'abbiamo ripresa per i capelli. Grazie, sarei morta anch'io. È tutto un chiacchiericcio. Mi trovo inaccettabile. No! Completamente proprio. È una cosa che non si spiega. Ma come? Hai appena detto che erano così vicine le cose. Però ti ho parlato di errori. Questo non è un errore mio, mi hanno scelta. Figurati. Contenti però, loro. Per Francesco Favino. Per Francesco Favino, come non amarlo in quelle vesti così glabre, no? Rivediamo il fermo immagine di Pier Francesco, per favore. Ne sarà che così contento, sarà così felice. Eccolo! Un pupetto anche lui. Incantato, direi. Incantato. Ma io non mi ricordavo invece una cosa tua, ancora un po' prima del 93. Santa pace. Questa, io non me la ricordavo. Forse è Miss Italia, guarda Miss Italia, si gioca la carta Miss Italia, te lo dico. Esatto. Sì, queste però sono le 60 finaliste di Miss Italia 1991. Tra poco, con i vostri voti da casa e quelli della giuria qui a Salso Maggiore, resteranno in gara solo 24 di queste ragazze, che poi si ridurranno ulteriormente a 12, quindi a 6 in una spietata selezione, fino ad arrivare alla proclamazione di Miss Italia 1991. Numero 58, da Roma, Claudia Pandolfi.
Che fierezza in quel rossetto. Ti ho portato bene il 58? No, dai, mo stiamo a pensare ai numeri. Mi ha portato bene, preferisco pensare che mi abbia portato bene Fabrizio Frizzi, allora, perché il 58. Sì. È stata una bella esperienza. Lì, ci pensavi a fare l'attrice? Già lì? No. Adesso mi sembra anche così un po' ridondante parlare di me con questi miei colleghi che sono straordinari. Ma ora vorrei tanto parlare loro, di non loro. Ti preoccupare. Uff, abbiamo tempo dunque, Greta, amore santo. No, allora, brevissimamente, un'esperienza folle che feci appunto a 17 anni, assolutamente insospettabile. Io volevo fare la ginnasta, l'insegnante di ginnastica artistica, quindi fu un'occasione che ho colto e che però ha dato la possibilità a un regista che fu Placido di vedermi e quindi di scegliermi per il suo primo film, cioè per il mio primo film, non era il suo primo, era il secondo. E quindi viva Fabrizio Frizzi, questi studi sono dedicati a lui e insomma Fabrizio è sempre una presenza viva anche per chi fa il mestiere, veramente. Oh, ve la giocate a bim bum bam? È andata, tocca a voi. Greta, io direi Greta. Greta, tu dici Greta? Assolutamente sì. E allora andiamo a Greta. Deciso così. Che domani sera vedremo, lo ripetiamo, nei panni di una donna molto forte, alle prese con un rapporto complicato, è anche una storia molto attuale. Ma prima di arrivare lì, aiutaci tu a conoscerti meglio. Tu sei del Portuense, sei romana? Romana, sì. Che sogna di fare l'attrice da ragazzina. Sì, anche lì nel senso che io proprio recentemente stavo riflettendo, visto che mi stanno chiedendo veramente tante volte questa cosa, e in realtà io volevo fare la regista. Cioè, proprio quando ero piccolissima ho iniziato a fare l'attrice, mio padre e mia madre mi mandarono a questo famoso corso, che vabbè, insomma, ero proprio piccola, avevo 5 anni, basta, non se ne va più. Di sentire questa storia e di ripeterla. E però poi dopo un certo punto, durante l'adolescenza, io comunque, avendo una enorme passione per il cinema, mi piaceva Dario Argento, vedevo dei film assurdi, mi piaceva anche molto la musica, avevo capito che volevo fare la regista, avevo un amico cinefilo proprio incredibile, quindi insomma, del mio liceo, Germano, e lui mi ha un po' insomma fatto capire insieme che volevamo entrambi fare i registi. Poi non mi presero la Silvio D'Amico come regista, mi scartarono e quindi provai come attrice al Centro Sperimentale, avevo neanche 20 anni, mentre facevo il propedeutico del Centro Sperimentale, poi mi presero per fare Un Posto al Sole, quindi niente scuola, somara e poi niente. Bella la clac. Nel frattempo però è la clac che ci serve, perché in questo periodo di Covid, anzi, mi dai l'opportunità di raccontare a casa una cosa che ancora non ho detto e che per chi segue il nostro programma invece è importante. Quando noi raccontiamo storie, raccontiamo anche storie di gente comune, chi non è abituato a stare sotto i riflettori e che però magari si distingue per un senso civico particolare o perché, ripeto, fanno della propria storia, della propria scelta qualcosa che riguarda anche gli altri. Non le abbiamo più fatte queste storie perché c'è il Covid, ci sono delle regole da rispettare, c'è una prudenza da avere sempre e comunque, anche se adesso siamo tornati un po' più liberi. Questo non dimentichiamocelo mai, ok? E allora, non avere il pubblico, che è un elemento narrativo, certo, anche per chi fa televisione, noi cerchiamo in ogni modo di sopperire ad una mancanza. Certo. Beh, ma loro colmano bene, devo dire. Sono degli entusiasti, bravi! Greta, però la musica anche, dicevi, ma non degli strumenti a caso. No, infatti, la batteria che non vedo, sennò mi avrei fatto un... Ah sì? Ma perché non ci abbiamo pensato? Perché batteria, nessuno ci pensa mai. Percussioni? Sì, no, perché mi piace... Perché anche lì avevo dei nonni che della ciociaria, una parte della mia famiglia è ciociara, e praticamente andavo durante l'estate al paese di mia nonna, ci stavo anche 2 o 3 mesi, e lì suonavano tutti i ragazzi. E io mi sono innamorata di un ragazzo, ovviamente, figura. Ah, ecco, bella questa foto, questa cosa orrenda. Ma dietro ci sono le mie amiche. Ah sì, perché mi piaceva anche cantare. Madonna, ma dove le trovate queste foto? Oh, santa pace. Ma è incredibile che abbiate trovato queste cose. Questo è il Fonclea. Pensa è un locale dove andammo a suonare. Però in quel No, questo è a Roma, in Prati. Roma, qui andavi a cantare. Madonna, ma dove le avete trovate queste foto? È incredibile, non l'ho mai viste. Facciamole sparire, ragazzi. Facciamole sparire, amiche. È veramente una cosa brutta questa foto. Niente. Ah, ecco, vedi come andavano bene le... Vedi come
come ero io? Prinsa vita bassa? Sì, 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 sì. Ed ero... ed ero pazza. E, però che cosa stavo dicendo? No, e poi insomma mi innamorai di questo batterista, ma in realtà mi fece scoprire che avevo un grande senso del ritmo. E quindi poi ho detto a mio padre, lui subito mi ha iscritto a scuola di batteria, cioè certo, a settembre. E niente, poi ho iniziato a suonarla, e poi è uno strumento bellissimo perché rimane sempre dietro, ma la sua presenza è imprescindibile, quindi è qualcosa che ho sempre adorato, e però poi ho smesso di suonarla. Il ritornare dietro le quinte, no? Il dirigere un po' il gruppo, il dirigere un po' gli altri, prima o poi la regista farai. Ma infatti ci stiamo lavorando. Tu invece con lo specchietto retrovisore che rapporto hai? Vedendo queste foto... No, beh, queste foto sono veramente agghiaccianti, ma per chiunque, voglio dire, cioè, si sono sentiti tutti in imbarazzo, non solo io. Facciamo un salto nel tempo, ma poco tempo fa, e ti rivediamo invece in Don Matteo. Beh, anche lì in poco tempo fa, mica poco. Mio Dio, Don Matteo. Quella sera, Daniele stava venendo da te. Per questo l'hanno visto passare sul ponte, non è così? Siamo innamorati durante le prove. I miei genitori non mi farebbero più uscire di casa se sapessero. E io volevo dirlo. Ma lui mi ha fatto giurare di tenere la bocca chiusa. Diceva che avrebbe trovato un'altra soluzione. Per evitare guai. E invece... Ma scongiuro, domandami, io dirlo. Sai che io mi debole perché... Mi stavo prendendo la cosa, mi stavo commuovendo, non ridere. No, è vero. Sto scherzando, ve lo giuro. Io la amo tantissimo. Si vede. Mamma mia. Vabbè, è reciproco comunque. Non diciamo, è vero, è un triangolo, è un triangolo. Sì, è un triangolo amoroso. A proposito, ma poi a un certo punto tu hai preso e sei andata in Alabama, ti invidio moltissimo per questo. Molto prima di questa cosa. Sì, però. Molto prima di questa cosa. Dal Portuguese all'Alabama, sì, un bel salto. Sì. Volevo andare via e ho avuto la possibilità di fare l'anno fuori, il quarto anno di liceo, e sono andata. Ed è stata un'esperienza terribile, ma bellissima, insomma. Quindi è una cosa molto, molto formativa. Mm. Un'esperienza, cioè vedi l'America vera, come non è sempre, insomma, così scontato vedere, perché uno va a New York, a Los Angeles, a San Francisco. Certo. Ecco, niente di tutto ciò. Le contraddizioni anche, no? Quello che stride. Sì, sì, sì. Un posto... Poi io venivo comunque andavo a scuola, andavo al Virgilio, proprio al centro di Roma, catapultata in un posto assurdo, dimenticato da Dio, dove non... posto incredibile. Ed ha incontrato Simone a un certo punto del tuo rientro. Non abbiamo una musica tipo Alta la mamma, no. Simone, tu pure sei di Roma. Sì. Di te si sanno poche cose, perché esatto, a differenza di Claudia e di Greta, che hanno rilasciato già anche diverse interviste, cioè io devo fare la parte di quella che non sa niente, ti piace? La faccio bene la parte Bravissima, di quella che non sa niente? Perfetta. Perfetto. Ecco, nel tuo caso non so proprio niente, però... Una cosa da fartela vedere ce l'avrei, così, per rompere il ghiaccio. Ho molta Pronto? Paura. No. Vai Fabrizio. L'occupazione continua fino alla revoca della delibera. E le nostre richieste, come stabilito nell'Assemblea del Popolo, sono 15 cocomeri, uno a testa. 15 cocomeri. Scrivi 15 cocomeri. 15 cocomeri. Sai come pisciano poi? 5 ventilatori, uno per stanza. Ventilatori. Tra un po' ci chiedono pure una jacuzzi. E il DVD ti fa la cosa giusta, di Spike Lee. Spike Lee. Scrivi, Spike Lee. Come si scrive Spike Lee? Come Bruce Lee. Raccontaci tu, che cosa abbiamo appena visto? Beh, avete visto me e Cristina Pellegrino, ci tengo a dirlo. Quella fu la mia prima scena fatta poi al cinema, dopo una che feci però nel 94 quando ero bambino, perché nel palazzo dove abitavo c'era una signora che reclutava le comparse e quindi era impazzita per me. Abbiamo tirato dentro un film che era La vera storia di Antonio Acca con Alessandro Haber. E quindi ho fatto poi un giorno dentro questo film
E fu un'esperienza che mi ricordo ancora benissimo, fu scioccante. E dissi a mia madre, ma come, cioè, io ho fatto già l'asilo, già mi mandi al lavoro, non volevo. E infatti poi non l'ho più fatto, fino ad allora. Ma l'hai fatta tu questa selezione? E poi continui, e poi però hai deciso di continuare. Poi da allora, da quella scena lì che hai fatto vedere, ho sempre continuato. Perché cos'è che quel fascino perverso che volevi evitare di questo mestiere poi alla fine ti ha irretito? Sì, già prima, già dai tempi delle superiori comunque, cioè il cinema era stato poi un compagno, una compagna, non lo so, durante quegli anni così adolescenziali, un po' di solitudine, un po'. E quindi per me il cinema è sempre stato poi una presenza costante. Siete già andati al cinema adesso che riaprono le sale? Siete già andati? No. Io ancora no. Il primo film che andrete a vedere quale sarà, Simone? Beh, il primo che potrò vedere lo vedrò. C'è Minari, ho visto, volevo andarlo a vedere. Volevo vedere The Father perché c'è Anthony Hopkins. Father, certo. Sì. Ma lo sai che un film che io ho amato tantissimo, ancor prima delle superiori, era un film che si chiama Auguri professore, in cui c'era Claudia. Sì. Ed era un film che mi era piaciuto moltissimo e che vedevo sempre, tutte le volte che lo trasmettevano, con mio padre. Ah, te, davvero? Sì, sì, sì. Era già sulla tua strada, in qualche modo. Non lo sapevo. E Cristina Pellegrino è anche nella nostra serie. Assolutamente vedi, sì. Vedi? È la ruota che gira, e fa tornare tutto. Mi dicono però che sei anche un tipo scaramantico, è vero? Sì. Perché? Non lo so, è un problema. Perché porta bene a essere scaramantico. Non lo so. Ci stai lavorando? No, ti piace? Sì, non lo cambio, diciamo. E le imitazioni? Le imitazioni? È vera questa informazione che mi hanno dato? Perché non applaudono? Dopo che l'hanno detto? Le imitazioni è una cosa che facevo da piccolo, imitavo i parenti, facevo le telefonate a mia zia, imitando il marito, dicendo sto arrivando con altri amici e colleghi, prepara da mangiare. Lei preparava per tutti. Sì. E poi io mi dimenticavo di questa cosa e quindi ore dopo poi chiamavo dicendo guarda che ero io. Lo prenderesti in un tuo film? Lo prenderei assolutamente. Fare l'imitazione? Forse no. No, l'imitazione di lui, perché mi piace lui. No, per fare qualcosa di molto profondo, per toccare delle profondità, lui è formidabile, quindi. Arriviamo invece però alla fiction, abbiamo cercato di conoscervi un po' meglio, anche per dire al pubblico chi siete, perché domani sera sarete invece protagonisti assolutamente credibili di una storia che può essere la storia di tutti, che piena di passione ma anche tanto tanto dolore, è già disponibile su Rai Play per chi volesse vedere un'anticipazione, ma siccome ve la diamo noi tra poco, guardatela domani sera in prima serata. Allora, partiamo da te Simone, chi è Enrico? Enrico Tagliaferri è un uomo che noi conosciamo in realtà ragazzo, diciamo quasi trentenne, quando incontra Anna per la prima volta sulle rive di questo lago di Bracciano dove lavora, dove ha un'attività. E poi lo scopriamo negli anni in cui si è sedimentato questo rapporto amoroso molto importante, molto forte con Anna. Negli anni in cui si è trasformato insieme a lei, in cui la sua vita si è trasformata, è diventata molto più adultomorfa, in cui hanno deciso di... Ha detto adultomorfa, si può dire su Rai 1 adultomorfa a quest'ora? No. Da oggi sì. Da oggi l'abbiamo sdoganato questa parola. Si può dire qualsiasi cosa in Rai. Esiste. Perché no? Sto scherzando. Batti 5. Vai. Non si poteva fare, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto e l'abbiamo detto. Adulto morfo è stato sdoganato per dire che in realtà ha deciso poi con Anna di approfondire un rapporto e di creare questa radice che è la famiglia. Greta, ti ha spaventato questo personaggio che a un certo punto deve ritrovarsi a combattere anche con l'amore che ha provato? No, spaventato no, perché non ho mai paura dei personaggi che interpreto, né di quello che provano, anzi poi li faccio proprio perché mi piace scoprirlo, quindi. Però sicuramente mi ha molto presa, perché mi ha raccontato una maternità senza retorica, senza non solo rose e fiori, e mi ha raccontato che cosa significa a volte essere in una crisi coniugale fortissima,
quindi l'abbiamo dovuto esplorare con Simone e cercare proprio di interpretare i sentimenti che scaturiscono da una separazione, visto che lei è l'altra metà di questa mela, no? E quando le cose vanno male in una coppia e quando ci si separa, se c'è un figlio di mezzo, quando si finisce davanti a un giudice, quando c'è un assistente sociale che deve indagare, no? Sulla nostra capacità genitoriale, tutto questo è chiaramente un mondo da esplorare, estremamente complesso e anche doloroso per noi è stato capire, certo, queste dinamiche. Però abbiamo tutti avuto esperienza più o meno, chi meno, di separazione. Io non ho mai avuto un'esperienza così personalmente, intanto non ho figli, non mi sono mai sposata, quindi non so che cosa significa contendersi un figlio davanti a un'autorità, però l'abbiamo provato. È una cosa molto 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 dolorosa, e anche il tuo ruolo, che poi è quello di un assistente sociale che deve prendere le giuste decisioni, no? Chissà poi cosa sono le giuste decisioni quando si ha di fronte due genitori che alla fine sono giovani e si trovano quasi sull'orlo della reciproca vendetta, no? Credo che l'assistente sociale sia in grado di stabilire le priorità, cosa che probabilmente una coppia che sta in guerra non è in grado di fare, non è capace di fare. E naturalmente pensa alla salvaguardia del bambino, capisce se sta accadendo qualcosa di realmente drammatico oppure se è qualcosa di solo di così, no, di leggero, di lieve. Quindi è un mestiere difficilissimo che io non potrei mai fare. L'assistente sociale che interpreto è molto empatica con i bambini e molto invece spietata con gli adulti. È una donna corazzata, molto competente, mette da parte la sua vita in nome di una competenza, appunto, di una, no, quindi già questo ti fa capire che c'è una rinuncia a monte. Ti somiglia? Perché hai detto questa frase, hai detto, no, spietata con gli adulti e invece attenta, tenera con i bambini. Mi somiglia, oddio, non mi sento una persona spietata, comunque sì, sono diventata molto selettiva, quindi c'è un certo rigore nella scelta degli adulti. E con i bambini non si può che essere, che cercare di essere candidi il più possibile, onesti. Poi io ho due figli, quindi ho sempre cercato di essere innanzitutto aperta alla comunicazione, all'ascolto e anche un po' fatalista, insomma, non si può immaginare di poter controllare tutto. Parlano, sì, battono le mani perché sono dei papà. Allora la fatalista. Sì, fatalista. Adulto morfo. Adulto morfo no. Invece nel tuo rapporto con l'amore ti ha mai spinto a, dall'altra parte, voglio dire, un sentimento forte e molto positivo, no? Può diventare per te, per la persona che sei, Simone, invece principio di qualcos'altro? Perché in questa fiction, se non sbaglio, si arriva abbastanza velocemente a provare anche odio verso la persona che prima si amava. Per quanto riguarda me non lo so, perché non ho avuto esperienza di questa cosa, diciamo, nella mia vita. Per quello che riguarda Anna ed Enrico, sicuramente sì, ha fatto parte della loro. Cioè, si sono amati moltissimo e a un certo punto sono anche in grado di odiarsi tanto, di ferirsi tanto, di umiliarsi tanto. E non lo trovo strano, perché lo trovo parte comunque anche dell'esperienza amorosa, questa cosa. Vediamo un'anticipazione. È semplice. Vi ho chiesto come vi siete conosciuti. Ma questo è chiaro. Non capisco il senso. È che ci aspettavamo di affrontare l'anamnesi della coppia più avanti, non nel primo incontro. Quindi non se lo ricordano? No, è che visto che noi avvocati non parteciperemo ai prossimi appuntamenti, forse oggi sarebbe utile parlare delle questioni pratiche della separazione. Sì, ho letto il dispositivo del giudice e le rivendicazioni delle parti. Non ho bisogno di altro. Sì, a questo proposito noi stiamo provvedendo ad alcune integrazioni. Il mio studio ha assunto la difesa della signora Santi da pochi giorni. Va bene, non c'è nessun problema. Però io preferirei comunque partire dalla storia relazionale dei vostri clienti. Dall'inizio, grazie. Ci siamo conosciuti al bar di Enrico. Mi perdoni se insisto, però ad esempio ci sono alcuni problemi sui giorni di visita del mio assistito. Di suo fratello, allora, loro
la parte la sanno talmente bene e avranno già visto le anticipazioni chissà quante volte che ripetevano esattamente frase per frase. No, lo ricordo da allora, tu non ci crederai, ma io questa scena la ricordo bene. Non è così lontano, la lontana la lavorazione. No, 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 assolutamente, abbiamo finito di girare qua un paio di mesi fa, tre, sì, però ecco... Poi mi ricordo che quello fu un momento di grande, diciamo che ci sono varie scene all'interno della stessa giornata che un regista può decidere di legare, vuol dire che ne fa tutte insieme e quello è uno di quei momenti, fu molto impegnativa quella giornata, bellissima. Greta, visto che avete finito di girare adesso, poco prima avete finito di girare un'altra cosa eccetera, questo anno, questo 2020 così difficile, così complicato eccetera, per te che cosa ha significato? Io sono stata fortunata perché comunque le produzioni sia di cinematografiche, televisive sono state molto occupate, cioè attualmente è difficile trovare un operatore, un tecnico libero, no? Cioè, cioè un momento di piena occupazione. Chiaramente proprio durante i tre mesi quelli di lockdown non abbiamo potuto lavorare, quindi come tutti abbiamo vissuto l'esperienza da casa e anche lì sono stata fortunata perché non mi sono ammalata, non ho avuto esperienza di qualcuno a me molto vicino che in quel periodo è stato male, quindi l'ho vissuto, ripeto, tutta quella prima parte con grande sgomento e molta preoccupazione, come tutti. E poi non ho avuto neanche tanto più il tempo di pensare perché abbiamo lavorato tantissimo. Questa serie in particolare ci ha preso l'anima, cioè è stata molto faticosa, molto... impegnativa, perché comunque i tempi erano abbastanza veloci, dovevamo portare a casa il lavoro in una situazione ancora non definita, chiarissima, certo. Però noi abbiamo attivato un protocollo che ci ha permesso di girare. La nostra preoccupazione invece è più per chi fa lo spettacolo dal vivo, certo. In tutti, che speriamo davvero possa ripartire quest'estate gradualmente. Con le massime riserve, massima prudenza sempre, ma bisognerebbe finalmente cominciare a smettere di sperare, la speranza insomma è qualcosa che a un certo punto deve diventare qualcosa di concreto, perché sennò rimane così a vedere. Vediamo. I cartelloni in giro è qualcosa di concreto, no? Noi insomma mi piacerebbe che ci fosse un po' una stretta sulle priorità. Perfetto, quindi insomma lasciamoci così un po' più veloce, che consenta la riapertura di diventare qualcosa di sicuro e di immediato. Lasciamoci così con questo augurio per tutti noi. Grazie di essere stati qua. Grazie. Chiamami ancora amore domani sera su Rai 1 in prima serata. Greta Scarano, grazie. Simone Liberati, Claudia Pandolfi. Grazie. Potete uscire, grazie. Grazie.